Ciao, sono Zane di Turbla.it. Ti faccio una domanda. Tu cosa faresti se ti apparisse una schermata come questa nel quale il programma wallet che stai utilizzando ti chiede di fare un aggiornamento obbligatorio? Beh, non so cosa faresti tu, però io sicuramente farei l'aggiornamento perché leggo che c'è scritto che si tratta di un aggiornamento critico per poter utilizzare le funzionalità del wallet e poter quindi fare transazioni sulla rete Bitcoin. Ebbene, come me ci sono cascati moltissimi perché la notizia di oggi è che sono stati rubati quasi 200 e passa bitcoin per un valore superiore agli 800.000 dollari in un paio di ore soltanto. Ma partiamo con per gradi. La notizia è appunto legata al wallet Bitcoin Electrum. Si tratta di un wallet particolare, ovvero un wallet che permette di conservare le proprie chiavi private in locale, quindi è un wallet offline e da installare sul PC a tutti gli effetti, ma che si appoggia a server intermediari per accedere alla blockchain. Il grandissimo vantaggio è che non dobbiamo mantenere in locale una copia dell'intera blockchain che ammonta a parecchi gigabyte, perché appunto viene conservato tutto sul server remoto con il quale ci interfacciamo. Electrum, il wallet Bitcoin, è un progetto sviluppato in maniera open source e i server al quale si appoggia sono gestiti da intermediari terzi, che sono sostanzialmente degli appassionati che rendono questo servizio gratuitamente per la nostra comodità. Ebbene, uno di questi server è stato preso di assalto. Non si sa bene ancora se siano stati i gestori del server stesso oppure se ci si sia intrufolato qualcuno, e hanno iniziato ad inviare questo messaggio di aggiornamento a tutte le persone che avevano il wallet aperto. Questo messaggio di aggiornamento appariva a tutti gli effetti come proveniente dal programma, e quindi moltissime persone ci sono cascate e sono andate appunto a questo indirizzo github.com/electrum-wallet, che non è l'indirizzo vero reale di questo progetto, ma si tratta di un repository farlocco messo in piedi appositamente per questa operazione, dal quale si scaricava malware che intercettava le nostre chiavi private, perché appunto al primo avvio chiedeva agli utenti di inserire le proprie chiavi e le proprie password, e una volta dotata di queste informazioni trasferiva e svuotava tutto il borsellino delle persone, inviando verso un indirizzo terzo tutte le monete che vi erano conservate. Quindi un vero e proprio furto a tutti gli effetti. Naturalmente su Reddit ci sono subito partiti gli allarmi. Ci sono arrivate un po' di notizie su tutti i principali Reddit, quindi su ARK Cryptocurrency, che è il Reddit principale, ma anche su ovviamente ARK Bitcoin, il Reddit dedicato ai Bitcoin. Se ne è parlato anche qui, appunto, con un avvertimento. Poi di nuovo un altro messaggio su ARK Bitcoin, poi di nuovo anche sul forum dedicato ad Electrum, quindi il Reddit appunto dedicato proprio al programma. Insomma, si sono sbizzarriti un pochino tutti quanti a segnalare questo problema. Alla fine è arrivato anche il messaggio appunto ufficiale da parte del team di sviluppo, che ha messo in guardia tutti quanti, però non prima che il malfattore spostasse, appunto, questo è uno degli indirizzi del malfattore, la bellezza di 202 bitcoin al momento in cui scrivo. In questo momento questo è solo uno di vari indirizzi utilizzati, quindi si stima che il furto abbia portato nelle casse dell'autore oltre $1 milione, quindi veramente un bel bottino. Come ha reagito il mercato? Naturalmente non c'è nessuna garanzia di causa effetto, però il mercato pare aver reagito malissimo, nel senso che Bitcoin è giù del 4,40% durante le ultime 24 ore e seguono a ruota tutti gli altri, con delle perdite veramente importanti per alcune criptovalute. Ripeto, non è detto che ci sia una correlazione forte, però sicuramente questa brutta notizia ha toccato un po' tutti quanti, ha spaventato sicuramente gli investitori. Su Reddit ho letto un po' commenti di tutti i colori da parte delle persone che erano in lacrime perché hanno perso una quantità industriale di Bitcoin. C'era qualcuno che diceva di averne persi addirittura una cinquantina, un altro ragazzo diceva di aver perso un Bitcoin e mezzo, che era tutto quello che aveva investito in criptovalute negli anni, quindi per lui è stato un duro colpo. La cosa che non mi è piaciuta è stata che la reazione delle persone è stata un pochino: te lo sei andato a cercare perché stavi utilizzando un
wallet che utilizza appunto il protocollo parziale, non ti sei voluto scaricare tutta la blockchain in locale. Per quanto mi riguarda, non condono questi commenti per un semplice motivo. Innanzitutto ci sarei cascato anch'io, perché la schermata, se la vogliamo guardare, arrivava proprio dal programma, quindi il gestore del server Farloco ha spinto questa schermata di avviso che è uscita proprio come fosse generata dal programma vero e proprio. Davanti a una schermata del genere probabilmente ci sarei cascato anch'io, anche perché sfido chiunque a non ritenere che questa sia una schermata genuina e autentica. L'altro motivo è che utilizzare un wallet con la blockchain completa, come dicevo prima, costringe a scaricare moltissimi gigabyte, oltre al fatto che ogni volta che lo si apre bisogna attendere i tempi tecnici della sincronizzazione prima di poterlo utilizzare a tutti gli effetti, e poi di nuovo è un pochino una scocciatura e una complicazione rispetto a un progetto come Electrum, che sicuramente è rivolto a chi cerca invece qualcosina di un pochino più agile, un pochino più semplice da utilizzare. Molti altri commenti dicevano: dovevi installarti anche Electrum, la parte server, perdonatemi l'imprecisione, è una parte fondamentalmente ti permette di utilizzare Electrum su un PC e ti installi il tuo serverino con Electrum sull'altro, che si conserva tutta la blockchain. Di nuovo però rientriamo nella stessa osservazione che ho fatto poco fa: si tratta di un'operazione molto tecnica e anche molto complicata, relativamente ovviamente complicata, nel senso che non tutti sono in grado di installare un programma server sul proprio PC. Quindi di fatto tutte le critiche che sono state rivolte a questa gente sono stati apostrofati come dei creduloni, come poco attenti, se non sono andati a cercare, ne ho letto veramente di tutti i colori su questi su queste discussioni, proprio non mi sono piaciute per questo motivo. Da zanediturbolab.it è tutto. Se avete perso dei bitcoin, se ci siete cascati, se invece non ci sarete cascati, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, sono sempre molto interessato a sapere la vostra opinione. Fatemi sapere anche se credete che chi ci è cascato sia un credulone oppure è stata una trappola architettata talmente bene che non si sarebbe potuto rilevare in altro modo. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti o sulla campanella che si trova di fianco, e se il video ti è piaciuto, come al solito, ti chiedo di fare mi piace, per me è sempre estremamente importante. Grazie, alla prossima, ciao!